Non mi fate dispetti, dai. Basta cosa dice con le mani. Non mi fate dispetti. Guarda che fila, non perdete la fila. In fila, qui, ti vedete qui, Sofì. Sofia. Oh, vedete qui. Bravissimi. Cambio? Facciamo fare anche gli altri bimbi. Ricordatevi, la fila fa così. Ok, allora quando volete aiutare i norcini, mi raccomando, contattatene uno e aiutateli. Vero, voi avete sempre bisogno di piccole aiutanti. Guarda che potenza! Fatto colazione, eh? Fatto colazione potente! Il nostro paia, quello tipico della Valle Lina, quello fino ai tempi romani, era il cinturino. Era nero con una cinturina bianca. La saluto. Adesso è scomparso, però l'Università degli Studi Superiori sta cercando di farlo riportare in vita. Come fa? Prende due maialini di cinta senese. Il maialino di cinta senese ha la cintura più o meno tra la zampa e il collo. Però ogni tanto scappa fuori qualcuno che ha la cintura un pochino più spostata. Allora cosa fanno? Prendono questi maialini che hanno la cintura un pochino più spostata e li fanno accoppiare. Tra di loro qualcuno ci avrà la cintura qui, ma qualcun altro ce l'avrà ancora qui. Allora li riprendono questi qui, li fanno riaccoppiare, sperando che escano fuori, ritorni quella razza che aveva la cintura proprio sulla pancia, ok? La cinta senese c'ha più o meno un collare. Piano piano ci stanno riprovando, perché sono dispiaciuti. Questo era il maialino tipico della Vallelina, poi a un certo punto è scomparso e lo vogliono far ritornare. Sì, ecco, bravi ragazzi. Ok, allora avanti. Ecco, pugliamo bene le mani, per i pezzi grossi e poi avanti, il prossimo, tutta sua, prendila di lato e metta al centro. Allora, un grande impastatore, già ieri ci ha fatto compagnia, ci ha seguito dall'inizio fino alla fine. Oh. Aveva una tecnica tutta sua. C'era giusto, ma che gli stessi erano anche tu vuoi provare? Allora va, mettiti di parlare. Vuoi provare? Filippo! Oh, guardate un po', l'alza tutta! È un pozzuto! Mi raccomando, raccogliete i pezzi che cadono laterali, ok? Dobbiamo impastare tutto, rendete l'impasto omogeneo. La prossima venite a trovare al posto, a Perugia. Noi siamo su Facebook, siamo su Twitter, contattateci. Perugia Post, il centro della scienza di Perugia. Siamo un centro che fa attività con i bambini, con i ragazzi un po' più grandi, con gli adulti, con gli insegnanti. Il nostro museo delle scienze. Venite tutti quanti al posto, è un museo dove ci si diverte, non ci si annoia. E dove? La scienza la facciamo con le mani, come stiamo facendo oggi. E il nostro sito è www.perugiapost.it. Siamo anche su Twitter, @perugiapost. Quindi se ci volete mandare le vostre fotografie di oggi o taggare o twittare, noi siamo contenti. Ok, pronto? Vediamo un po'. Allora, facciamo così, noi che siamo facciamo, allora, sei pronto, mettila sotto.
Allora, ci dopo di allora noi abbiamo una tecnica che magari è meno professionale dell'orcino, però aiuta. Allora, guarda un po', fai un'orecchia, ok? Poi questa la passi sotto il ponte, poi schiaccia, schiaccia e tira. Okay. Oh, allora ricordatevi le fasi, fate prima un orecchio, ok? Così, un orecchietto, brava, passate sotto il ponte, entrate dentro l'orecchietta e schiaccia e tira.